Gesù diceva agli uomini che per trovare la perfezione era necessario dare tutto a chi ne aveva bisogno. Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo video podcast, l'ultimo prima della pausa estiva, ma non per importanza, perché oggi siamo qui con Olga, Marisol e Francesco che ci racconteranno un po' delle loro esperienze di volontariato e soprattutto ci racconteranno un po' le loro associazioni. Ciao Marisol, benvenuta. Ciao, grazie. Allora, iniziamo subito con rompere un pochino il ghiaccio. Ti chiedo un po' di presentarti, quindi chi sei, cosa fai nella vita e perché sei finita in questo video podcast. Ciao a tutte e a tutti, innanzitutto grazie per avermi invitata. Io sono Marisol, ho quasi 18 anni e a settembre inizierò l'ultimo anno del liceo classico. Sono qui oggi perché sono una volontaria presso il centro di servizio per il volontariato di Bergamo e perché mi piace parlare soprattutto di volontariato. Credo che possa essere una grandissima opportunità, una grandissima risorsa soprattutto per quanto riguarda quello che è il volontariato giovanile. Dopo 2 anni di pandemia mi rendo conto di quanto i giovani stiano letteralmente sgomitando per ricercare quel posto, il mondo che prima avevano. È un mondo che però inevitabilmente in questi 2 anni è cambiato, evidentemente e inevitabilmente, e in questa nuova realtà in cui cercano di riaffermarsi sono convinta che il volontariato giovanile svolga una fondamentale importanza e che noi tutti possiamo valorizzare per quanto riguarda quello che è lo sviluppo delle virtù sociali, la virtù della cooperazione, l'accoglienza, il credere nelle capacità dell'altro e di se stessi. Quindi io sostanzialmente mi occupo di questo. Ciao e grazie mille per l'invito, è un piacere essere qua. Allora, prima di iniziare con le parole, le nostre domande iniziali sono sempre proprio per rompere il ghiaccio, quindi ti chiedo di raccontare un po' chi sei, cosa fai nella vita e perché sei finita in questo video podcast. Ok, allora, sono Olga, ho quasi 25 anni, ma sono ancora 24, e vengo dalla Valle Seriana, però ho appena finito in realtà di studiare giurisprudenza alla Statale di Milano. E sono finita in questo podcast perché da 6 anni ormai, se non ho fatto male i conti, faccio parte dell'associazione Libera, associazione nomi e numeri contro le mafie, e quindi in particolar modo nei miei anni di esperienza con l'associazione mi sono occupata dei campi estivi di Libera e quindi diciamo che sono qua per raccontarvi un po' cosa facciamo, come ci siamo arrivati, qual è il senso di Libera e quello che vorrete sapere. Siamo qua infatti oggi con una special guest che abbiamo qua davanti. Ciao Francesco, come stai? Ciao, tutto bene e volevo ringraziarti per l'invito al podcast e sono felice di poter raccontare la mia esperienza. Ecco, appunto hai detto che sei presente qua a questo podcast e possiamo vedere tutti benissimo, ma ti chiedo soprattutto perché sei finito in questi video podcast? Allora, sono finito in questi video podcast perché ho partecipato al Servizio Civile Nazionale come volontario presso CESVI e mi è stato chiesto appunto di raccontare quella che è la mia esperienza. Io lo faccio molto, molto volentieri. E per dire come sono finito in CESVI devo partire un po' da quella che è la mia formazione, nel senso che io sono laureato in lingue per la cooperazione internazionale e successivamente ho fatto un master in diritto alle migrazioni e dopo questa esperienza diciamo formativa volevo fare qualcosa che intraprendere un'avventura che mi desse qualcosa dal punto di vista umano e quindi rispecchiasse quelle che sono le mie passioni, la mia voglia di aiutare gli altri e quindi diciamo che ho approfittato di questa opportunità di CESVI, del servizio civile, ho applicato e sono stato selezionato. Chiedo a scavare un po' di più nella tua realtà e ti chiedo di provare a raccontarci in circa 30 secondi di cosa si tratta la tua realtà, che cosa offre, che tipo di iniziative magari ci sono per i giovani anche in estate, visto che poi appunto è qua alle porte, magari qualcuno dopo questo video podcast verrà illuminato e chissà magari seguirà le tue orme. Ma allora, 30 secondi ce la possiamo fare.
Allora, io sono qui oggi in rappresentanza del Centro di Servizio Volontariato di Bergamo, che è un'associazione che si occupa di raggruppare tutte le associazioni di volontariato all'interno della provincia, con lo scopo di valorizzare tutta quella che è l'etica della socialità, del volontariato, della cooperazione, di promuovere anche una cultura della socialità, rendendo così proficuo il contatto tra più enti territoriali all'interno della stessa provincia. Quindi in 30 secondi io ti direi un po' questo. Allora, direi che Libera è un'associazione fatta di associazioni. Questa è sicuramente la caratteristica principale, nel senso che siamo un'associazione che insieme tiene insieme tante persone e tanti ambienti diversi. Quindi per esempio, non lo so, Libera aderisce l'AMPI piuttosto che Legambiente, cioè varie associazioni. Questo ha uno scopo fondamentale, cioè l'idea di avere tante competenze messe insieme per fronteggiare, diciamo, un ostacolo che è comune e condiviso, che sono appunto le mafie. Però il senso di Libera non è tanto di creare, di andare contro qualcosa, ma l'idea di creare qualcosa insieme, tutti insieme, creando appunto, andando verso quella che consideriamo essere la giustizia sociale. Allora, CESVI è un'organizzazione umanitaria italiana che nasce a Bergamo nel 1985, quindi diciamo ha una lunga storia dietro. È presente in 22 paesi e l'obiettivo è quello di creare dei progetti che a lungo termine vadano a migliorare, diciamo, la condizione delle persone più sfortunate che si trovano in una condizione di povertà o comunque di disagio. E l'obiettivo di questi progetti è quello, diciamo, di appunto portare un beneficio a queste persone e gli ambiti di intervento sono quello della sicurezza alimentare, dello sviluppo sostenibile, della lotta al cambiamento climatico, del supporto all'infanzia, della protezione, diciamo, dei minori, anche l'accoglienza per i minori non accompagnati. Tutto questo viene fatto nelle case del sorriso che si trovano sia in Italia che all'estero. E diciamo che CESVI può, per molti può essere, diciamo, poco conosciuto, ma in realtà attraverso i suoi progetti nel 2021 ha aiutato 2,3 milioni di persone nel mondo, quindi diciamo che ha un aiuto importante e fa parte anche di una, diciamo, una rete europea di organizzazioni internazionali che è Alliance 2015. Allora, visto che ci hai messo un pochino di curiosità su questa tua associazione, che appunto hai detto racchiude un po' tutto il volontariato a livello territoriale di Bergamo, ti va di raccontarci un po' quali sono magari le attività che propongono poi nella pratica, magari le tue preferite o quelle magari in cui tu ti spendi di più, ecco. Allora, le piccole peculiarità del Centro di Servizio di Volontariato che ritengo estremamente importanti, che le differenziano dalle altre organizzazioni, perché il CSV si occupa di formazione alla socialità, prima di tutto. Cioè non è una sfida chi fa più volontariato, più attività di volontariato in una settimana, ma è proprio un ritrovarsi insieme per studiare quelle che sono le dinamiche sociali che poi emergeranno all'interno di questa attività che ovviamente poi i volontari andranno a sviluppare. Quindi CSV propone un alternarsi di momenti formativi a momenti effettivi sul territorio, momenti attivi sul territorio. Le proposte offerte sono molto varie, in quanto appunto, come dicevo prima, CSV è una raccolta di tutto il volontariato della provincia, quindi si va ad esempio dall'organizzazione di esperienze di volontariato per tutte le fasce d'età, quindi rispetto all'estate, campi estivi ad esempio in Italia, all'estero, ma anche la collaborazione con gli istituti secondari per quello che è il convertire sanzioni disciplinari in progetti, in attività socialmente formative. Quest'estate, ad esempio, per quanto riguarda me personalmente, oltre alla progettazione di alcuni eventi per Bergamo Capitale del Volontariato 2022-2023, farò parte di un'esperienza di volontariato con Casa Samaria. Casa Samaria è una bellissima realtà, è una comunità di accoglienza femminile con l'obiettivo di fornire alle donne detenute all'interno del carcere la possibilità di usufruire di misure alternative a quella che è la detenzione.
I progetti però, essendo appunto l'insieme di tutto il volontariato della provincia, sono molto vari e vorrei sottolineare sono per tutte le età. Questo è un importantissimo, quindi sia per i giovani giovanissimi, sia per gli adolescenti, sia per i giovani un po' più grandi che per gli adulti. Diciamo che Libera nasce da un motivo fondamentale, in un momento fondamentale, che sono all'indomani delle stragi del 92 e del 90, poi successivamente del 93, però siamo con le stragi di Capaci, Via D'Amelio, che sono credo che si conoscono, magari mettete un sottotitolo per spiegare così non ci dilunghiamo, e quindi nasce dalla volontà di dare una risposta a quella grande reazione che c'era stata di indignazione, di ribellione da parte della società civile, quindi in primo luogo questo, ma soprattutto per una parte specifica della società civile, che erano i familiari delle vittime innocenti delle mafie. Molto spesso ci si dimentica che quando c'è una vittima che cade, come può essere un magistrato, un giudice, ma anche la mamma che rimane uccisa nel conflitto a fuoco a Scampia piuttosto che nel rione Sanità di Napoli, c'è una famiglia dietro, c'è una storia, magari ci sono dei figli, dei genitori ancora, una sorella, eccetera. E queste persone purtroppo sono spesso lasciate sole, dimenticate. E quindi la prima cosa che fa Libera è proprio il supporto, l'esserci, che non facciamo cose eccezionali, proprio l'idea che comunque possa essere un punto di riferimento, non lo so, c'è il processo rispetto alla vicenda del proprio familiare, Libera li accompagna proprio per la presenza fisica di qualcuno su cui possono fare affidamento, quindi tutto nasce da questo e poi si è evoluto nel tempo. Diciamo che le principali attività di cui Libera ad oggi si occupa sono legate alla formazione, quindi legate a tutta l'attività nelle scuole, negli oratori, nei CREA per citare qualcuno, ma anche rispetto anche a elementi istituzionali come possono essere le amministrazioni comunali o particolari enti pubblici che ci chiedono un particolare approfondimento su determinate tematiche che noi affrontiamo. E l'altra parte invece, che è molto importante sempre per noi, è fare memoria, quindi raccontare le storie di tutte le vittime innocenti delle mafie, quindi non ci sono, diciamo, vittime di serie A, di serie B, cioè tutti hanno pari dignità e hanno diritto che la loro storia venga raccontata, quindi il nostro è farci un po' portavoce di queste storie. E l'ultimo punto, estremamente anche importante, è il monitoraggio dei beni confiscati alle mafie, cioè Libera non ha assegnati beni confiscati, come spesso falsamente si crede, ma supporta gli enti gestori. Tenere un bene confiscato non è sempre facile, ci si va incontro a diverse difficoltà, sia a livello a volte di rapporti, soprattutto penso ovviamente ai territori del meridione, ma anche rispetto alle difficoltà burocratiche che non è sempre facile fronteggiare. Quindi diciamo che più o meno questo è il panorama. E diciamo che l'esperienza di CESBI di per sé è un'esperienza abbastanza particolare, nel senso che quello che ho fatto io attraverso il servizio civile è un'esperienza particolare, perché non c'è un rapporto diretto con le persone che tu vai ad aiutare, che ovviamente si trovano in varie parti del mondo, ma io vado a seguire quelli che sono i vari progetti, diciamo dalla sede di Bergamo, e faccio in modo che la macchina progetto, che è una cosa abbastanza complicata, vada avanti. Ed è proprio un processo che parte dalla scrittura del progetto, alla revisione dei documenti del progetto, al andare a tenere i rapporti con il donatore che dà i fondi o con gli espatriati che si trovano direttamente sul luogo. E diciamo che è un aiuto indiretto, ma che ha comunque delle implicazioni anche dirette, per cui io posso vedere ogni giorno il lavoro che faccio ed è anche stimolante e allo stesso tempo formativo, perché ovviamente questi paesi sono contesti complicati, ogni giorno c'è qualcosa di nuovo, ogni giorno una sfida diversa, però diciamo che l'aspetto formativo è molto importante, oltre a quello umano, appunto, di sapere di stare facendo qualcosa di importante. E CESB inoltre è molto attivo dal punto di vista del volontariato, ci sono molte campagne che vengono di volta in volta nel corso dell'anno portate avanti, a cui le persone possono partecipare come volontari. E questo è un consiglio che posso dare ai giovani, di controllare anche sul sito di CESB quelle che sono le campagne e offrirsi come volontari per poter dare appunto il proprio contributo. Ecco, tu in particolare a che tipo di attività hai partecipato e soprattutto perché un giorno hai scelto di intraprendere questa scelta
e entrare nel mondo del volontariato? Cosa ti ha spinto? Allora, io sono venuta a conoscenza di questa realtà durante la pandemia attraverso Io Coltivo Gentilezza. Io Coltivo Gentilezza è un progetto di educazione alla cittadinanza e alla coesione sociale, così l'abbiamo chiamato, dato dalla collaborazione tra la Commissione Volontariato del Liceo Sarpi ed enti sul territorio, quali ad esempio Aiuto Donna Bergamo e AIAF, quindi Associazione Avvocati per la Famiglia e i Minori di Bergamo. La scelta di partecipare da parte della Commissione è stata pressoché immediata. Ci siamo trovati letteralmente impotenti di fronte a quello che stava avvenendo durante la pandemia per quanto riguarda il volontariato, che è uno dei settori che più è stato colpito da questi due anni. Soprattutto il volontariato per noi giovani all'interno dell'istituzione scolastica, perché fare volontariato durante il Covid con la scuola significava dover assicurare alle famiglie la tutela dai rischi della pandemia e questo ci è ovviamente stato impedito, perciò tutto quello che potevamo fare era formarci e trovare quella piccola deformazione della nostra persona che ci permettesse però di entrare a far parte attivamente del territorio nostro, il territorio che abbiamo sempre abitato e che volevamo si avverasse. Allora, quindi tutto è partito dal quello che è il mio attuale responsabile a Libera, che è del mio settore, quantomeno del settore formazione, che è venuto a scuola a parlare e io ero una studentessa e quindi da lì è nato tutto, cioè l'interesse, diciamo, il seme me l'aveva messo. Poi qualche tempo dopo, ma neanche tantissimo, il mio professore mi ha informato che c'erano un gruppo di ragazzi, di ragazze, che nel mio territorio, quindi la Valle Seriana, stavano cercando di costruire un presidio di Libra, ossia quel presidio è l'entità territoriale, diciamo il gruppo territoriale che lavora più nel pratico, a diretto contatto col territorio, quindi diciamo che Libera è organizzata a livello nazionale, perché effettivamente è un'associazione a livello nazionale, poi ha un po' come è organizzato in generale il nostro paese, quindi a livello nazionale, regionale, provinciale, poi ogni singola realtà, che può essere una valle, un paese, può avere il suo presidio. Sì. E quindi niente, c'erano queste ragazze, che in realtà erano tutte ragazze all'epoca, che stavano cercando appunto qualcuno con cui proseguire il percorso di costruzione del presidio, quindi io ho iniziato così. Noi abbiamo appunto fondato il nostro presidio e poi siamo andati avanti con altre attività all'interno poi del coordinamento, uno può decidere di fare solo il presidio oppure fare anche altre attività. Nel mio caso specifico sono subito entrata nel settore formazione, quindi della formazione delle scuole eccetera, e poi per circa 3 anni, 4 anni, adesso non mi ricordo di preciso, ho fatto appunto la responsabile dei campi estivi che venivano fatti qua a Bergamo. Venivano fatti perché purtroppo adesso siamo dopo Covid, post-Covid, è stato un po' complicato riniziare tutta la nostra rete sociale, eccetera, non è facile riprendere. E il gruppo che insomma se ne è occupato insieme a me, insieme agli altri ragazzi dello staff, siamo cresciuti nel mentre, quindi abbiamo finito l'università e adesso c'è chi lavora, quindi ricominciare non è facile, però insomma c'è sempre la speranza che un nuovo gruppo inizi. Quindi diciamo che l'attività su cui io mi sono poi dedicata principalmente da questo punto di vista è proprio la creazione dei campi estate liberi, che si fanno in tutta Italia nel periodo estivo, quindi intorno a partire da maggio fino a ottobre in tutta Italia. Sia come gruppo, come singoli, poi si può partecipare come gruppi, oppure come singoli. Partire indicativamente dai 14 anni, poi ci sono campi speciali per voi ragazzi delle medie, sì, in alcune località. Diciamo che più o meno questo. C'è un rapporto non diretto con i beneficiari, però attraverso il mio lavoro quotidiano io poi posso vedere, attraverso i report che ci vengono mandati, diciamo, dal luogo, dei vari paesi, attraverso le storie di beneficiari che ci arrivano, le fotografie, eccetera, posso vedere che effettivamente quello che sto facendo ha un impatto concreto e va ad aiutare quelle appunto che sono le persone più in difficoltà. E questo mi porta anche un po' a dire il perché io ho scelto questa esperienza perché volevo qualcosa di che fosse arricchente dal punto di vista umanitario, dal punto di vista proprio personale, e questa esperienza mi ha dato questo, perché comunque io posso vedere, mi sento che nonostante sia una persona in mezzo a miliardi, sto facendo qualcosa per gli altri e sono importante attraverso la mia azione, che è poca cosa, però comunque è sempre importante e ha un contributo alla fine concreto. Come risponderesti alla domanda "per chi sono io"?
Ok, allora, per chi sono io? In realtà devo dire che in Libra siamo talmente abituati, spesso e volentieri, a partire come dei treni, come magari potete capire nel mio, come dire, interloquire, che a volte magari non ci soffermiamo troppo. Quindi anche questa per noi, cioè questa intervista, diciamo, questo momento di chiacchierata fra di noi, è in realtà un momento di condivisione e chiederselo anche in un certo modo. E diciamo che sicuramente così a getto mi verrebbe da dire che sicuramente Libra è in primo luogo per i familiari delle vittime innocenti delle mafie, cioè da lì è partito tutto e quello rimane il nostro punto di riferimento. Però poi ovviamente, cioè, perché cosa ti spinge effettivamente ad andare avanti o comunque a proseguire nella tua attività è sicuramente l'idea che comunque non lo fai solo unicamente per gli altri, perché questo è estremamente importante, però a volte poi diventa complicato gestirlo, ma lo fai anche per te stesso, per l'idea di costruire insieme ad altre persone con cui condividi il cammino e il percorso che stai facendo un qualcosa che è per te e per gli altri. Quindi in qualche modo c'è sempre questo rapporto fra te stesso e il mondo che ti circonda. Tentennerei un po' la risposta perché è una domanda difficile, soprattutto alla mia età, posso dire anche questo. Per il momento credo che io sono per chi ha bisogno del mio aiuto, per chi ha bisogno della mia persona. Volontariato è saper riconoscere quelli che sono i bisogni dell'altro, attenzione però senza eliminare i miei, perché altrimenti diventa autodistruzione. Se io mi occupo unicamente dell'altro, senza pensare anche a quelli che sono i miei bisogni, mi diventa impossibile aiutare l'altro come vorrei e diventa così una distruzione della mia persona. Quindi il volontariato deve fare bene, sì, a chi lo riceve, ma assicuro che fa bene anche a chi offre un qualsiasi servizio di questo tipo. Allora, ti risponderei riprendendo un po' la domanda precedente, nel senso che il per chi sono, ho capito attraverso questa esperienza che sto facendo che comunque, nonostante appunto siamo persone, diciamo, tutte scollegate, siamo una goccia in mezzo a un mare, ognuno può dare un piccolo contributo, il suo contributo qualunque sia, e come dicevi tu, se metti insieme tanti piccoli contributi, poi il contributo diventa enorme e quindi l'impatto anche che si ha diventa enorme. E magari uno può pensare, ma non cambia niente se do una mano io, non la do, invece cambia e cambia la vita delle persone che vai ad aiutare. E quindi è per questo che è molto importante che ognuno dia quello che può, nessuno è obbligato a dare il 100%, ognuno può dare quello che può, e soprattutto noi diciamo che siamo nati nella parte fortunata del mondo, perché non dovremmo dare una mano agli altri, a chi è più sfortunato, quando appunto a noi è stata offerta, diciamo, questa possibilità, e dobbiamo sfruttarla a pieno, insomma. Anche per noi stessi, perché comunque è una cosa che fa bene e che dà molte soddisfazioni. Ci avviamo verso la fine e ti chiedo se dovessi appunto presentarti questa frase che è va e vendi tutto quello che possiedi. Come reagiresti a questa frase? Che tipo di peso dai a queste parole? Questo è Gesù. Gesù è uno dei primi esempi di volontariato, effettivamente. Gesù diceva agli uomini che per trovare la perfezione era necessario dare tutto a chi ne aveva bisogno. Vedi tutto quello che possiedi è quello di cui parlavamo prima, cioè è il vedere prima le mie potenzialità, che cosa io ho, che cosa io posso fare e come io posso fare del bene all'altro. E solo dopo posso pensare a come aiutarlo e a come donare. E anche questa è formazione, effettivamente, formazione che per i giovani svolge un ruolo fondamentale, un ruolo cardine nelle loro vite, cioè capire a che cosa io serva e capire quale sia il mio scopo all'interno della mia vita, all'interno di una relazione con l'altro. Questo rientra nelle domande che un adolescente si pone per razionalizzare la sua esistenza, e da qui deve partire ogni esperienza di volontariato. Chi sono io, che cosa posso fare e in che modo posso utilizzare le mie risorse per mettermi in relazione con l'altro e fare in modo che dalla nostra relazione però non rimanga fisso, dalla nostra relazione deve scaturire qualcosa di buono, sano, accrescente e anche curante nei confronti dell'altro e nei miei confronti. Ma allora, diciamo che il valore che do a queste parole, secondo me è molto bella questa frase ed è molto importante, perché comunque ti fa capire come mettendo a disposizione degli altri quello che hai,
e spogliandoti magari quello che è un po' del tuo tempo, delle tue capacità, della tua voglia di aiutare, puoi veramente fare qualcosa concretamente e dare un aiuto concreto. Per cui veramente, soprattutto per noi che siamo stati fortunati, che siamo nati nella parte, diciamo, ricca del mondo, dove non ci sono guerre, dove non c'è la fame, eccetera, comunque non mi sembra ingiusto il fatto che non andiamo a dare qualcosa anche agli altri, anche a chi è più sfortunato. E, come dicevo prima, appunto, è una cosa che arricchisce anche dentro, è difficile da spiegare finché non la si prova, però davvero basta poco, un sorriso in un'altra persona per davvero sentirti ripagato e voler poi sempre dare di più. Diciamo che sicuramente penso che una persona arriva in un'associazione di volontariato con una sua personalità e delle sue risorse che mette a disposizione, quindi sicuramente il dare c'è, nel senso, anzi forse in primis dai te stesso, cioè quello che hai di tuo, mettiamo così, di originale. Però almeno per quanto è quella che è la mia esperienza, io devo dire che ho ricevuto tantissimo, in primo luogo dal mio coordinamento provinciale, che ha investito tantissimo su di me e su alcuni miei compagni, e anche dal mio staff. Quindi ho ricevuto tantissimo sia in termini proprio, come dire, di relazione, quindi sicuramente se devo pensare in cosa mi resta di tutti gli anni di Libra, sicuramente i rapporti con le persone. Cioè, ho incontrato delle persone fantastiche da tutti i punti di vista, cioè i ragazzi in staff con cui ho lavorato, i miei responsabili, i ragazzi che ho incontrato ai campi, perché veramente tu pensi di andare magari anche a insegnare ed effettivamente qualcosa magari insegni, però ricevi tantissimo loro, non solo dal punto di vista magari anche proprio formativo, di informazioni, di competenze, ma anche nella capacità di gestire determinate situazioni, nella capacità di gestire determinate emozioni. Quindi direi che poi assumi, cioè il percorso di nell'associazionismo ti dà l'opportunità di avere delle competenze, a volte proprio anche delle competenze strettamente tecniche, perché io sono stata fortunata e Libra mi ha dato anche questo, delle competenze tecniche, e poi hai l'opportunità di portarle in altri campi e quindi arricchire anche altre realtà territoriali e non ovviamente. Quindi grazie davvero, grazie a voi davvero per questa bellissima chiacchierata, grazie ad Olga e a Francesco per averci raccontato le loro associazioni. Noi ci salutiamo con l'ultimo numero del cantiere per la pausa estiva, quindi buon mare, buona montagna a tutti e buon Cre soprattutto. Non disperate, perché a settembre ci riveniamo e mi raccomando, se non vi siete ancora iscritti alla newsletter, fatelo. Ciao! Ciao!